Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Milano e sono venuto dal mio carissimo amico Dennis Callà. È veramente un piacere, ti ringrazio per avermi invitato sul tuo canale. È mio piacere. E sono pronto a fare questo video insieme. Oggi siamo qui per fare un super allenamento perché il nostro amico Dennis si sta preparando per la sua prima competizione di Man Physique. Quindi oggi andrò a provare un suo allenamento. Yes, faremo un allenamento come faccio io di solito durante la settimana, la mia prima seduta di dorso e spalle, quindi abbiamo tre esercizi di dorso che presto vedrete e per finire tre esercizi di spalle. Diciamo che martello quelli che sono i punti deboli in vista della gara. Ok, dici un po', cosa ti ha spinto ad iniziare con le gare di Man Physique? Allora, Man Physique perché? Perché è una categoria molto molto estetica e come prima esperienza secondo me è la miglior categoria. Non volevo pretendere tantissimo da me stesso, volevo semplicemente cercare di raggiungere il massimo del mio potenziale e affrontare al meglio quello che è il periodo di massa e poi definizione. Ho fatto una massa spinta per all'incirca un anno, adesso sono 8 mesi di preparazione, prima avvicinamento al cut e poi definizione, che sto cercando di affrontare nel miglior modo possibile, cioè quello di mantenere più massa muscolare possibile in questa fase a calorie molto basse. Sono arrivato a sotto le 2000, adesso sono all'incirca 1900 durante il giorno e vi assicuro per me che sono alto 1,90 m, sono veramente poche. In ogni caso è una bellissima esperienza. Quanto manca alla gara? Siamo a 4 settimane alla gara, quindi un mesetto. Siamo in anticipo duro. Di una settimana, però è perfetto perché riusciamo anche a gestire meglio la ricarica. Bene, quindi, bene. Tanta roba, sono molto soddisfatto e soprattutto ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso perché veramente ho notato un interesse altissimo da parte per il pubblico. Mi rendo conto di non avere una genetica eccezionale, però non faccio nemmeno più di tanto schifo, però mi sto impegnando al massimo. Quindi ragazzi, veramente grazie del supporto e grazie a te per questo video. E considera che sei all'inizio, hai sempre molto tempo per migliorare. E in precedenza che sport hai fatto prima di avvicinarti alla Physique? Allora, sport veri e propri, nessuno. Io sono cintura nera di karate, l'ho fatta per 9 anni. Cavolo. Ho fatto cintura nera primo dan, poi ho praticato diversi allenamenti a corpo libero, però nulla di serio. E diciamo che dopo la pandemia, ma già anche un po' prima, però ovviamente la pandemia ha interrotto il tutto, ho ripreso seriamente quella che è la sala pesi, okay. Il bodybuilding. Ok, ok, bene. Io direi che è arrivato il momento di andarci ad allenare. Idea, riscaldamento, pre-workout e si parte. Ragazzi, vi ricordo, prima di iniziare è attivo il nostro servizio di coaching online dove io e Irene ci occupiamo di aiutare i nostri clienti a rimettersi in forma. Quindi trovate tutti i dettagli qui sotto in descrizione. Cosa andiamo a fare come primo esercizio? Allora, coach, ci tengo a dire una cosa, ragazzi. Mi raccomando, non fateci caso in questo periodo. Io sono veramente molto più secco rispetto, rispetto sono in al massa, nostro campione. Tu sei in definizione. Però, comunque, cerco di mantenere più volumi possibili. Primo esercizio abbiamo un esercizio attivatore, lo utilizzerò anche come riscaldamento. Una sorta di simulazione della lat machine, perché abbiamo i cavi, lo prendiamo dall'alto, okay. Ci mettiamo in ginocchio e vi faccio vedere. La cosa importante è stare al centro, quindi scendiamo e da qua. Quindi come dicevo, lo utilizzeremo sia come riscaldamento ma anche come esercizio attivatore. 4x10-12. La cosa più importante è non chiudersi ma stare sempre aperti per coinvolgere al massimo il dorso. E soprattutto immagina di avere un peso dietro al gomito, quindi non tirare tanto di avambraccio. La cosa migliore magari è quella di mettere un paio di fascette che ti permette di togliere tensione dall'avambraccio. Ok. Comunque è veramente ottimo. L'hai mai provato? È la prima volta. Novità. Che faccio questo Vai, esercizio. Vediamo, vediamo. La prima volta. Bello.
diciamo che si sente lavorare il dorso da un'angolazione particolare che negli altri esercizi non si sente. Appunto questo, variante della lat machine. Bello. Cercate di colpire i vostri dorsali da più angoli possibili. La sala pesi vi offre un sacco di angoli possibili. Esatto. Cercate di sfruttarli al meglio. Comunque tanta roba. Qui, come ho detto, facciamo un 4x10-12, 60 secondi di recupero tra una serie e l'altra, non ne servono di più. Non ci bruciamo tutte le energie subito, perché il prossimo esercizio sarà rematore col bilanciere. Va benissimo. Quello che io chiamo esercizio madre, perché ragazzi lì dovete metterci veramente, veramente tante energie. Andiamo. Vuoi che lo faccio anch'io con la mia schiena grassa? Posso farlo anche io con la mia schiena grassa? Sei tu il capo, fai meglio tu. Di no. Fai quello che in vuoi. In confronto a me magari, cioè, non è così definito, però è grossissimo, no. Sei veramente rotondo. Hai un sacco di massa muscolare addosso. Comunque, non ci perdiamo in chiacchiere, esatto. Passiamo al prossimo esercizio, che in questo caso io lo chiamo esercizio madre, perché dobbiamo utilizzare tutte le energie rimanenti, o comunque il 70 se non l'80 delle energie, esatto, rimanenti in questo esercizio, che ragazzi è la base, è quasi come se fosse uno dei fondamentali per me. Esatto. Rematore col bilanciere, presa prona, schiena neutra, quindi mi raccomando né cifosi né lordosi, schiena neutra, mirate all'ombelico e tirate coi gomiti, importantissimo. Ovviamente più siete inclinati è meglio è, non fate i trapezi. Quante serie ripetizioni? Facciamo 6 serie in totali per 10 ripetizioni. Fate le prime due serie di avvicinamento per capire bene qual è il peso che vi permette, senza sporcare l'esecuzione, di chiudere 10 rep. Ok. Per me in questo caso all'incirca è 100 kg, io con 100 kg riesco a fare buon peso. 10 ripetizioni. Ma anche ora che sei a dieta stretta riesci? Punto forte, sì, dorso sono forte. Bene. Sì. Un piccolo consiglio che vi do, forse lo fate già, è quello di utilizzare le fascette. Io di solito le utilizzo ed è una cosa molto intelligente, perché vi toglie tensione da avambraccio e bicipite, vi concentrate a far finta di avere un peso dietro al gomito, tirare col gomito e contrarre al massimo quello che è il muscolo target, in questo caso il dorsale. Quindi ragazzi, partiamo. Okay. Ovviamente vi ripeto, facciamo le prime due serie di avvicinamento per capire un po' come siamo messi. Da qua scendiamo, buttiamo all'ombelico. Buono. Ragazzi, mi raccomando, non fate sta roba qua. Evitate di farlo. Il dondolio, evitate, esatto, il dondolio. Al massimo scendete col carico, ma fate un'esecuzione pulita, vi prego. Aspetta l'ombelico, tira col gomito, scendete le ginocchia dietro il gomito. Bravo. Utilizza totale 6x10, scegliendo il carico appropriato. In questo caso 2 minuti di recupero tra una serie e l'altra ci stanno. Esatto. È un esercizio tosto, è un esercizio che ti brucia un sacco di energie, però per i dorsali, soprattutto per lo spessore del dorso, è veramente tanta roba. È un esercizio, diciamo, fondamentale. Per me, io lo considero come uno dei fondamentali. Esatto. Uscia la fanno. Adesso andiamo avanti con il terzo esercizio di dorso, il pull down. Sì, e per oggi anche l'ultimo. Perché? Perché vi spiego la logica con la quale il mio coach ha fatto questa scheda. Quindi primo esercizio lo abbiamo utilizzato come riscaldamento, esercizio attivatore. Secondo esercizio, esercizio madre, dove utilizziamo tutte le nostre energie per eseguirlo al meglio, ed è l'esercizio fondamentale, quello più efficace, il rematore col bilanciere. Adesso il nostro focus è sceso, abbiamo meno energie. Ultimo esercizio, finisher, abbiamo un 4x15, quindi rep più alte, classico pull down, eseguito in modo controllato. Vabbè. Con lo squeeze finale del dorso. Ok, solo nell'ultima ripetizione lo squeeze o in tutte? In tutte, va bene. In tutte. Va bene. Quindi mi raccomando, contraete al massimo i dorsali. Vi faccio vedere, io in questo caso, allora, molti lo eseguono
ci sono diverse esecuzioni. Io preferisco mettermi indietro sfruttando al massimo il row, perché è un esercizio che si presta molto bene a alto numero di ripetizioni e carico medio-basso. Più di pump, diciamo, più finisherlo, esatto, lo utilizzeremo come finisher. Da qua mi blocco e tiro sempre col gomito, ragazzi. Immagino di avere un peso dietro al gomito e lo sposto. E ovviamente è fondamentale un secondo sul più piccolo. Il ROM è completo, più andate ad attivare il dorso. Quindi massimo allungamento, massima contrazione. Eseguito in questo modo, però molto molto efficace, inserito all'interno di questa scheda con questa logica, quindi utilizzato come finisher, terzo esercizio. Bene, bene. Prego. Mio turno. Da qua, blocchi il busto, fai finta di avere un peso dietro al gomito e massima connessione mente-muscolo col dorso. Bellissimo. Bravo. Ok. Com'è? Bello. Feeling, tanta roba, sì, vero? Diciamo che... dorso stanco, preaffaticato. Esatto. Adesso, cioè, con questo esercizio ho sentito un maggiore isolamento del dorso perché non viene coinvolto il braccio. Tanta, tanta roba. Quindi ottimo per chiudere. Poi con la corda, secondo me, è perfetto perché cerchi di isolarlo anche da quello che è il tricipite, perché a un certo punto attivi per forza il tricipite. Con la corda, diciamo, riesce ad avere un ottimo compromesso, sì, sfruttando al massimo il ROM. Sì, esatto, esatto. Tanta roba. Allora, questa è una cosa mia, magari, cioè, alcuni lo fanno, altri no. Comunque io appoggio soltanto, perché vedo molti che prendono, stringono e coinvolgono un po' tutto il braccio. Io cerco di isolare ancora di più il lavoro sul gruppo muscolare interessato. Quindi mano aperta, appoggio semplicemente qua e da qua. Ok, va. Proprio metodo o comunque, esatto, le proprie piccole varianti che gli permettono di sentire ancora di più quello che è il muscolo target. Io tengo il palmo della mano aperta, in questo modo cerco di focalizzare ancora di più il lavoro, esatto, sulla parte interessata. A te, se bisogna trovare ognuno il proprio metodo dove ma assolutamente, assolutamente, meglio. Non per questo il mio sia giusto o il suo sia, esatto, sbagliato, esatto, e viceversa. Comunque questo è il primo esercizio che vedo già che lo sentiamo pesantino. Siamo già belli stanchini, esatto. Perché vi assicuro, la logica di questo workout, e vi ripeto, è una scheda che mi ha fatto il mio preparatore. Non sto inventando nulla, non sto tirando fuori conigli dal cilindro magico, perché molti subito accusano, esatto, di, esatto, tutto. Comunque la logica di questo workout è anche collegare un gruppo muscolare all'altro e già partire con un gruppo muscolare, in questo caso i posteriori, sfruttare il fatto preaffaticato, che è stanco da prima. Ragazzi, non serve tanto per farli soffrire, ve l'assicuro. E anche previeni caricando di meno, facendoli, esatto, soffrire con un peso inferiore, quello che è un possibile rischio di infortunio. A livello articolare soffri meno. Quindi capite, esatto, anche la logica della costruzione di una scheda. Deve essere fatto in modo intelligente. Ci vuole una logica, certamente. Allora, secondo esercizio per le spalle, andiamo a lavorare qua sulla parte laterale del deltoide. In questo caso abbiamo delle alzate laterali singolo, quindi prima braccio destro, poi braccio sinistro col manubrio. Ragazzi, ascoltatemi, manubrio 7-8 se siete proprio forti, massimo 10 kg, perché altrimenti coinvolgete il trapezio e il deltoide non lavora. E poi il movimento controllato. Bravo. Secondo me, al posto di appoggiare un piede per terra, un piede sfalsato, è molto meglio mettere le ginocchia in questo modo. Quindi ginocchia in appoggio, abbracciate leggermente la panca. Panca in questo caso inclinata a 60 gradi. E da qua partiamo
e cerca di non superare questo angolo di lavoro, quindi braccio parallelo al pavimento. Bravissimo. Bravo. La discesa, palla più controllata. Ottimo. Ottimo. E la cosa più importante è non strattonare, mi raccomando ragazzi, non strattonate. Ok, bravo. Massima connessione mente-muscolo, dovete far soffrire proprio questa zona qua. E vi assicuro che si vede già che le fibre di Gianmarco lavorano molto bene. Va qua come si contrae la spalla. Bravo. Bravo. Negativa controllata, ottimo. Basta, mi fermo. Fai un... è un 3x12 a braccio, quindi termini col braccio destro e poi inizi e col braccio sinistro. Si inverte, ottimo. Qui ragazzi è no rest, perché ovviamente essendo... destra, sinistra, recupero. Esatto, poi, okay. Poi ovviamente alla prima serie fate magari 15-17 ripetizioni, alla serie successiva, perché comunque date poco tempo alla spalla di recuperare, ne fate 14. È normale. Ragazzi, va bene. È normale. L'importante è eseguirlo correttamente, quindi come prima cosa il peso deve essere scelto in modo veramente attento, in base alle vostre forze, per non compromettere l'esecuzione, perché qua l'esecuzione è tutto, ve l'assicuro. Eseguitelo correttamente e avrete proprio una spalla così. Niente male. Una cosa molto importante che mi sono dimenticato di dire è magari inclinate un po' la testa, in questo modo rilassate ancora di più il trapezio e fate ricadere ancora di più lo sforzo solo sulla spalla. Quindi testa in linea con esatto. La spina dorsale. Esatto. Senza tenere il collo perpendicolare al pavimento. Perché se lo tieni qua ti viene in automatico di contrarlo. La contrazione esatto. Del trapezio. Adesso andiamo a svolgere l'ultimo esercizio di oggi per le spalle. È un esercizio che non ho mai fatto, ma l'ho sempre visto sul web, quindi adesso Dennis ce lo va a spiegare. Ti assicuro, se eseguito correttamente, quindi con la giusta traiettoria per le spalle, soprattutto laterali, che sono quelli un po' più difficili da far uscire, certo, certo. È veramente, veramente efficace. È precisamente, sono delle alzate laterali ai cavi incrociati, quindi con un peso ridotto, ma ti assicuro che 10 kg per lato qua sono li molto senti pesi. Tantissimi, li senti tantissimo. Posizionate la panca, a me piace inclinarla a questo, è poco sopra i 30, 35. Sì, esatto. Incrociate i cavi. Vi sedete in questa posizione. La cosa più importante qua è up chest, tirate sul petto e abbassate le spalle, quindi in questo modo. Da qua questo è il punto di partenza e arriviamo fino alla massima tensione. Okay. Ritorniamo lentamente. Sì, bello perché è tensione continua. Esatto, sfruttiamo al massimo la tensione continua del cavo ed è dopo le prime 8 ripetizioni, ti assicuro, è veramente massacrante. Bello, mi piace. Sono curioso di provarlo. Fai un leggerissimo proprio arco fisiologico, up chest, abbassa con le spalle, vai. Bello. Traiettoria leggermente più in alto. Punta qua. Ok. Bravo. Bravissimo. Questa era perfetta. Si sente, eh? Guardate come lavora la spalla. Ricordati, importante, metti in alto, bravissimo. Cerca di disattivare il più possibile il trapezio. Fai ricadere tutto lo sforzo solo sui deltoidi. Sì, sì, ma li sento, eh. Sfrutta sento pieno molto la tensione offerta al cavo. Grande. Vabbè che lui c'ha delle spalle gigantesche, quindi comunque... Bell'esercizio, mi piace. Lo utilizzeremo come finisher, semplicemente 3 set da 15-20 ripetizioni. Il fatto che sono set lunghi perché negativa controllata, ovviamente se lento. Riusciamo a rimanere un secondo sul picco. E qua una piccola chicca: quando terminate le energie
Fantastici sono i mezzi ROM praticamente, però non arrivi nemmeno a mezzo ROM a un certo punto. Sei morto. Dei piccoli pulse, possiamo chiamarli così. Ok. Per far proprio bruciare la spalla al massimo. Per arrivare al cedimento vero. E qua ragazzi vi assicuro il bruciore si fa sentirti. Ragazzi, siamo arrivati al termine dell'allenamento, anche perché il nostro amico Dennis ha fame, che è l'orario questo. Sono veramente cotto, ti ringrazio per avermi invitato sul tuo canale, veramente mi ha fatto strapiacere. E se al tuo pubblico piacerà questa collaborazione, faremo anche altri video insieme. Molto volentieri, magari lasciatelo scritto in un commento qui sotto. Colgo l'occasione per ricordarvi di andare a visitare il canale di Dennis. Seguite attentamente tutta la playlist che mi porterà fino a salire sul palco. Esattamente. Ci tengo tanto. E poi ragazzi vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.